Da oggi la Campania è di nuovo in zona rossa, 2 settimane di regole rigide per provare ad abbassare la curva dei contagi ed anche la città di Avellino stamattina è sembrata molto più presidiata. In giro dalle prime luci dell'alba, ben 7 pattuglie dei vigili urbani agli ordini del comandante Arvonio. I caschi bianchi presidiano tutte le zone della città fino alla sera alle 21 con controlli molto più rigidi. Si verificano nei minimi dettagli le autocertificazioni sia delle persone in auto che di quelle che circolano a piedi. Controlli serrati anche da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il volto di Avellino ovviamente oggi appariva più triste del solito: negozi chiusi e poca gente davanti ai bar. Ne risente il commercio, ma anche lo sport. La cosa più sconcertante è che purtroppo non c'è ancora una prospettiva di via d'uscita per quanto riguarda sia l'uscita dalla pandemia e anche soprattutto dalla crisi economica. Speriamo soltanto che questa zona rossa, e quindi con i controlli serrati questa volta e con un'accelerazione delle vaccinazioni, finalmente si possa arrivare ad una soluzione e che le attività commerciali possano finalmente riprendere a lavorare in maniera abbastanza, dico normale, non dico in maniera eccelsa, ma in maniera normale. C'è anche qui ad Avellino l'incubo che parecchi commercianti non possano più riaprire. Io credo che più che un incubo questo diventerà purtroppo a breve una certezza. Diciamo che già il fatto che si sia procrastinata il blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione al 30 giugno è ancora uno spiraglio. Però, come dicevo prima, il problema è la prospettiva, non si sa bene, diciamo, come fare le cose e quindi diventa difficile anche per le aziende programmare. Presidente Saviano, quanto incide la zona rossa sullo sport anche in provincia di Avellino? Beh, intanto facciamo gli auguri a tutte le donne perché oggi è l'8 marzo, in particolare alle donne di sport e dello sport. Incide moltissimo perché praticamente le palestre sono alla disperazione, molte società sportive non possono programmare la loro attività, intanto è quasi tutto fermo, ad eccezione che per gli atleti di livello nazionale, agonistici, che dovranno partecipare ai campionati nazionali e coloro i quali praticamente dovranno acquisire la qualificazione per le Olimpiadi, quindi è un momento molto particolare e difficile. Noi in un'altra intervista abbiamo sottolineato ciò che passavano soprattutto i più piccoli, perché manca l'aggregazione, l'integrazione, manca la gioia dello sport da parte dei più piccoli e credo che saranno loro ad essere colpiti maggiormente sotto l'aspetto psicomotorio, sotto l'aspetto economico, naturalmente sono le palestre, ma è perché no anche i più grandi che trovano sfogo nell'attività sportiva per poter comunque chiudere la loro giornata di intenso lavoro. Lo sport è diventato una cultura quotidiana, non è più come una volta, quindi si sente molto. Oltre al fatto che lo sport, come già abbiamo detto in altre occasioni, crea quella microeconomia utile per avere maggiori posti, più posti di lavoro. Pensate quanti pantaloncini sono consumati in un anno dagli atleti, quante paia di scarpe, quanti costumi da bagno per quanto riguarda il nuoto che si è diffuso moltissimo tra i giovani. Quindi è inutile, diciamo, approfondire ulteriormente, basta sottolineare il concetto che lo sport muove una grossa economia per quanto riguarda sia l'industria delle attrezzature sportive e sia l'industria ad essa collegata, più i posti di lavoro collegati all'organizzazione delle varie attività sportive. Ci mancano i campionati perché noi avevamo creato, soprattutto in provincia di Avellino, una classe dirigente sportiva in grado di organizzare eventi sportivi di altissimo livello come campionati. Abbiamo visto anche ultimamente con i campionati italiani di pugilato, i campionati italiani di tiro con l'arco e di tante altre specialità, di pesistica, di taekwondo ed altro. Insomma, ripeto, è tutto un mondo che non si è fermato, un mondo che da una parte crea economia e dall'altra crea gioia ed integrazione.